Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Chi vi parla è come sempre solo Red Phoenix 3D. Oggi siamo di nuovo su Splinter Cell Blacklist, ovviamente versione PC. Vi invito già da ora a lasciare un mi piace, ovviamente ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Vi invito a passare anche dalla mia pagina di Facebook, trovate il link in descrizione. E nella stessa descrizione trovate ovviamente altri link come Instagram, Periscope, Skype, Origin, Steam. Ovvio che se non lo trovate qui sotto lo potete trovare nell'info box, ovviamente nella sezione informazioni. Allora ragazzi, oggi siamo, come ho detto, su Splinter Cell Blacklist. Ovviamente dobbiamo continuare con la terza missione. Allora andiamo nel nostro GPS. Allora, consumi americani, Chicago, Stati Uniti. Ovviamente siamo in campagna singola. Ho trovato un rapporto sull'attacco con drone a Mirawa. Era uno dei nostri nel 2006. I dati indicano che la Guardia Rivoluzionaria aveva stabilito una base oltre il confine per addestrare i ribelli. Abbiamo tracciato un paio di bombe da Baghdad fino alla fonte e abbiamo ordinato l'attacco. Non abbiamo ammesso di essere stati noi e gli iraniani non potevano confessare di aver perso uomini oltre confine. Tutto qui. Peccato che fosse una falsa pista. L'MI6 aveva un uomo sul campo, stava lavorando sulla diplomazia quando il Predator ha colpito. Ha spazzato via buona parte del villaggio. Poco tempo dopo la gente in questione ha cambiato bandiera. Il suo nome è Majid Sadiq. Sono sicura che essere sul luogo dell'attacco abbia influenzato la sua scelta. Ok, perfetto signore. Allora, quindi abbiamo ovviamente da quello che ci è stato detto, insomma, abbiamo ben capito cosa la ragazza ci ha detto, che io penso sia Grimm dopo tutto. Quindi ragazzi, continuiamo ovviamente con consumi americani a Chicago. Impedisci il primo attacco Blacklist in territorio americano. Come abbiamo detto, ovviamente sappiamo anche il nome di questo terrorista, che si chiama Jadik Sadik, tutta quella roba là. Allora, ovviamente completato, io l'ho completato già a livello perfezionista. Completa con Sam Fisher senza uccidere nessuno, completa senza farti scoprire. Allora, non posso dire di non essere ovviamente letale, però vi posso... possiamo farcela ovviamente senza farci scoprire. Vediamo, dai, ogni missione voglio pormi un obiettivo. Ovviamente vi lascio il video introduzione. Abbiamo incrociato i dati della difesa con le telemetrie di altre tre fonti. Tutto punta a Dallas, ma nulla di specifico. I punti possibili sono questo e questo. Lo stadio e l'acquario. Se atterriamo a Love Field invece che a Fort Worth, risparmieremo tempo una volta a terra. Ti aggiorneremo costantemente. Domande? Sì, perché Charlie è nervoso? L'ho già detto a lei. Dillo anche a me. Ho esaminato i dati dell'antiterrorismo delle maggiori città, in cerca di risultati sulla no-fly list. Cos'è? Niente, proprio un bel niente. Niente TSA a Chicago oggi. La no-fly list è rimasta offline per ben 5 ore. Manutenzione, l'hanno confermato. Ehi, fallo finire. Ho fatto un controllo dei passeggeri dei voli in arrivo con la no-fly list mancante. Sono usciti 6 nomi. Ora guarda qui. Telecamere di sicurezza dell'aeroporto O'Hare. Quei 6 sono usciti insieme. Non dico che sia niente, ma non è una nostra priorità. Intercettazioni da più agenzie confermano Dallas. Questo prova che ho ragione. Nessuno ha detto niente prima di Guam, e l'ultima volta che gli ingegneri hanno messo info in rete, le forze speciali sono state massacrate. Beh, quindi noi... Quanto dista Chicago cambiando rotta? È troppo lontana, Sam. Abbiamo una sola possibilità, e se non troviamo niente a Chicago, non facciamo in tempo per Dallas. Sam... Vabbè, ma noi non ce ne frega niente, ci dobbiamo comunque andare, perché ragazzi, dobbiamo impedire questo attacco. Anche se Charlie vede legami, non vuol dire che esistano. Il presidente mi ha dato piena autorità su questa operazione. E può levartela se rifiuti l'ordine di andare a Dallas. Un attacco diretto ora non ha senso, non dopo quello che è successo a Mirawa. Cos'è? SWAT di Chicago stanno affrontando una situazione con ostaggi. Prepara l'elicottero. Le planimetrie mostrano un vero e proprio labirinto. E ci sono pure degli ostaggi. Il gas soporifero manderà nanni ai cattivi senza nuocere ai civili. E le microcamere ti aiuteranno con i bersagli. Benissimo, allora ragazzi, io direi di mettere queste qua. Ovviamente gas lacrimogeno, microcamera e la mina stordente, ovviamente. Il visore, ovviamente, spero che vi piaccia. La tuta, ragazzi, la tuta mi è stato chiesto, ovviamente, che tuta utilizzassi, perché giustamente
cioè, diciamo che ovviamente è un'esclusiva, ma come fa, come bisogna fare per ottenerla? Allora, giocando su PC ovviamente, andando su Uplay, ora vi faccio vedere, basta andare ovviamente su ricompense. Una volta ottenuti ovviamente delle unità, perché su Uplay è, cioè, più fate obiettivi di un videogioco meglio è. Comunque, se andate su Uplay ovviamente e avete 40 unità disponibili, potete sbloccarvi la tuta Raven, che poi ovviamente potreste utilizzare ovviamente sia in campagna che in modalità coop. Allora, i guanti ovviamente tutto Raven, tranne ovviamente le luci. Le luci con Blue Fantasma, se non sbaglio questa l'avevo acquistata, ma non mi ricordo ragazzi, perché ho reinstallato il gioco e quindi poi, avendo fatto diciamo l'aggiornamento tramite cloud del vecchio salvataggio, insomma ora non ricordo come feci a sbloccarla. Comunque mi sa che costa, come ben vedete tutte le altre, mi sa che ha un costo. Però ragazzi, lo so io che vi dico di cambiare per ogni episodio, quindi ora se abbiamo scelto la blu direi di passare alla gialla, giusto così. Acquista e usa. Perfetto. Ovviamente avrà un piccolo cambiamento. Come potete notare, ogni tipo di colore ha un suo, diciamo, una sua caratteristica. Ovviamente la gialla ha un sistema 590 nanometri, se non sbaglio, e permette più chiarezza, forse, non so, dipende anche dalla luminosità o dal contrasto che ci permette di avere poi lo stesso, ovviamente, lo stesso visore. Allora, vabbè, non ce ne frega niente, possiamo avanzare. Consumi americani a Chicago. Allora, dobbiamo impedire questo primo attacco. Ovviamente non è una nostra priorità, come ha detto anche Grimm. Prendere ostaggi se non vuoi niente. Potrebbe essere qualcuno al di sopra degli ingegneri. Per metà delle agenzie Dallas è ancora il punto cardine. Il timer è a zero, ora non si torna indietro. Ovvio. Ok raga, allora cerco di concentrarmi e portarvi ovviamente una specie anche di guido tutorial. Vabbè, lasciamola aperta, tanto non ci sono guardie. Ok, iniziano, raga, l'esecuzione al volo. Allora, iniziamo ovviamente a spottarci i nostri carissimi. Non ce li dà. Ce n'è uno anche qui sotto, se non sbaglio. No, ancora non c'è arrivato. Eccolo. No. Ovviamente ho attivato anche il mirino laser, come avete potuto notare. Vabbè, ma a me interessa semplicemente uccidere questo ora. Allora, un attimo. Ok. Lasciarti sulla ruota. Sono dentro. Non vedo civili. Pare che stiano cercando dei ritardatari. Sto vedendo i prospetti. L'unico posto possibile è il seminterrato. Si sono bloccati da soli. I principianti possono essere pericolosi quanto i professionisti. Ok. Attenzione, perché raga, perfezionista, vi vedono anche da 40 miliardi di metri, quindi dovete stare molto attenti. Come ben sapete ovviamente, per me Splinter Cell è stato uno dei tanti giochi che ho giocato su PlayStation 2 sin da piccolo, ed è stato anche il mio primo videogioco che ho acquistato appunto per PlayStation 2, appunto Splinter Cell, il primo, proprio il primo, con la custodia ovviamente dove c'è lui dentro un condotto dell'aria con la luce che fuoriesce di colore verde. Cioè raga, quanti ricordi. Vabbè, ma insomma, sono cambiati i tempi, abbiamo avuto tantissimi aggiornamenti. Infatti, come potete notare, attenzione, dobbiamo attirare qualcuno. Vuoi che venga con te? Vado io. No, 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 fai venire a lui. Tu vieni qua. Ehi tu. Ok. Ho messo la modalità non letale, così da
Per ora qua sono guai, raga. Dovevo darmi la gamba già prima. Bella! Mi è piaciuta questa tattica, raga. Ottima! E ora? Non ce lo fa prendere. Non ce lo fa prendere, raga. Oddio, perché? Sti cazzi, raga. Non me lo faceva prendere. Boh. Stranissimo. Eppure di solito lo prendevo facilmente da questa parte. Vabbè, lo lanciamo qui sotto. Cioè, raga, ne abbiamo uccisi. Ne abbiamo veramente storditi tre nell'arco di nemmeno 2 minuti. Ma comunque quanto è figa la luce, ovviamente, della tuta gialla. Che poi per ogni visore, se cambiate la luce, la stessa luce che voi mettete al visore viene posta anche nella tuta. Ovviamente se illumina sta a indicare che noi siamo invisibili tra virgolette. Diciamo che siamo oscurati alla visione del nemico. Ora qua, raga, bisogna attuare un metodo che non so se mi esce, però se mi esce veramente che sarà ottimale. Perfetto, ragazzi, allora li ho fatti fuori perché si è creato, diciamo, un casino e li ho uccisi tutti lì sotto, in quanto ho dovuto anche ovviamente ripetere più di 2 volte perché mi hanno scoperto molto facilmente. Allora, eccolo qua lui. Muore, bastardo. Eccone una delle tante, come avete potuto notare anche l'altra volta, dei modi di attaccare in modo non letale di Sam Fisher. Ok, perfetto, allora possiamo proseguire. Ovviamente chiudiamo. Anche se ovviamente ci hanno scoperto, ragazzi, non fa niente. Purtroppo non è facile. No, solo degli idioti principianti con armi da 2 soldi. Pensi ancora che sia un attacco blacklist? Lo scopriremo. Ora si mettono a parlare questi. Non me lo fa spottare. Ovviamente i dialoghi sono in lingua inglese, ma non ci interessano più di tanto, anche se ovviamente, come avete potuto notare, il gioco è originale, ma dai comandi, ovviamente, impostazioni impostazioni interfaccia no, insomma, dal menu di gioco, il gioco, lingua e testo, è tutto italiano, solo che purtroppo lui ora ci ha sentito, vieni qua, bravo. Abbiamo chiamato l'amico e ora questo lo uccidiamo in modo letale invece. Bene. Così da farvi vedere tutti e due i modi in cui si possono assassinare, sia in modo letale che non letale. In questo. Allora, ora ragazzi ce n'è uno che va preso. Ho preso così. Potrei lasciarti sulla ruota. E va portato qua. Bene, perfetto. Allora mettiamo modalità non letale. Avanziamo. Ovviamente ogni singola esplorazione ci viene data 100 punti di esperienza. E ora, ragazzi, si gioca. Allora, il primo è qua. Sentite i civili, ovviamente, che... Allora, lui è messo veramente male. Se io sparo alla luce, non che si allertano, però iniziano un po' a rompere le scatole. Allora, se non va via lui, non posso fare nulla. Ecco, bravo. Ci hanno anche scoperto.
Non ci hanno scoperto, raga. Mamma che culo. E ora possiamo... Cos'è stato, ovviamente? Ha detto, sto bastardo. Allora, quello lo possiamo uccidere, ma non me lo fa... Stai zitto, non ti serve proprio nulla. Perfetto. Grim, ostaggi nella stanza del boiler. Il posto è pieno di C4, ma i nemici sono stati neutralizzati. Ricevuto. Mando gli artificieri. Qua bisogna agire così, raga. Due. Si sono allertati, raga. Dividetevi e trovatelo. Oh, e non muore. La stordente è ottimo. Abbiamo un uomo a terra. Ne lanciamo un'altra. È svenuto. Non ha fatto effetto l'altra. Nemico, da quella parte. Se viene qua lo posso aggirare. Bravo. Allora, sai come ti faccio a distrarre io a farti venire qua? Due. E ora, bravo, vedi? Io questo volevo. Shh, ragazzi. Dai, dai, vai di là, vai dritto. Bravo, vedi come sei bravo. Ubbidiente tutto. Allora, ragazzi, partiamo ovviamente... Ora ci sarà un piccolo video. Ed ecco a voi. Ok, Sam, è un vecchio canale fognario. Pare che conduca ad un impianto di filtraggio. Forse è il loro bersaglio. Abbiamo un drone, attenzione. Questi droni sono veramente bastardi, perché raga esplodono. Quella luce ovviamente rossa sarebbe il campo visivo. No, il drone non risponde. E questi sono i bastardi che gestiscono i droni. Perché sono telecomandati, non vengono guidati automaticamente. Perché? Fanculo. Te lo dico! Armi batteriologiche. Usano una malattia. Per avvelenare le scorte idriche. Come disinnesco le bombe sugli ostaggi? Il codice, il drive sulla mia cintura. Ti ho detto tutto quello che sapevo. Ti ho aiutato. Non puoi uccidermi, ti prego. Ma, raga, risparmiamo o uccidiamo? Secondo me facciamo meglio ad ucciderlo. Però proviamo anche risparmio a cosa fa, perché non l'ho mai fatto. Ah, lo stordisce. Abbiamo sentito, Sam. Mi ha dato un drive, lo sto collegando all'Opsat. Passali agli SWAT di Chicago, ringraziali per la pazienza. I filmati di sorveglianza mostrano che i furgoni marcati... Non cambia nulla comunque. Merda, è troppo tardi. Non lo sappiamo ancora, sbrigati. Come stavo dicendo, non cambia nulla, la stessa sequenza video è uguale anche se lo uccidete. Diciamo che così ottenete qualche punticino in più per non aver ucciso un nemico. Ok. Ora ragazzi, si fa sul serio, eh. Attenzione. Un drone. Drone offline. Ovvio. E ora verrà uno di questi due a verificare
Allora, raga, non è difficile, ma basta un po' di concentrazione, perché voi aspettate che lui si avvicini qua, salite e lo abbattete così. Vabbè, abbattimento aereo, insomma, ecco, lo fate fuori. Poi andando avanti, cioè, perché non dovete far arrivare l'altro drone qui per questo. Allora, aspettate ovviamente che il drone passi e poi, perché sennò il drone vi, può anche sentirvi. Allora, abbattimento aereo, ok. Non appena lo uccidete fate così. Perfetto. E ora aspettate che lui viene. No, lui non verrà perché è un bastardo. E fate così. Un altro drone. Bene, e il drone si è disattivato. Ovviamente questo lo dovevamo uccidere diversamente, ragazzi, saltando ovviamente come abbiamo fatto col primo bersaglio, ma vabbè, non fa niente. Allora, Sam, credo di avere conferma, sono gli ingegneri. Perché? Il drive usa una variante dei protocolli militari di criptazione tripla TES. Usano la stessa criptazione di Sadika Mirawa. Bel lavoro, Charlie. Ragazzi, attenzione, volevo ricordarvi semplicemente che qui sotto ovviamente troverete tra i tubi una flash drive. Ora io sinceramente, come ho detto anche nello scorso episodio, non le raccolgo perché già le ho prese per questo. Ovviamente qua ci sta solo un nemico e lo potete semplicemente uccidere oppure lo potete lanciare così, wow, e gli fate fare un bel bagnetto. Allora, qua a terra rimane una capo, ma a noi non ci interessa. Queste valigette, ragazzi, perché non si aprono? Perché? Allora, vi spiego. Se giocate in modalità coop, queste valigette, come anche nel precedente capitolo di Splinter Cell Conviction, ovviamente, vi potete rifornire, ma solo in modalità cooperativa. Uno, lo spottate già da ora, e l'altro lo potete spottare anche. Se ci arrivi c'è un accesso dal tetto. Ok. Ovviamente ce ne sono due, voi ve la fate subito a gambe. Non lo attirate, peccato. Vabbè. Fate prima gli fate fare il discorsetto. Poi lui verrà di nuovo qua, lo prendete e lo buttate giù. Questo è il tutto. Quello lì che sta dentro là non dovrà crearvi problemi, in quanto poi... No, merda. Merda, raga, ho sbagliato. Vuoi la granata? Sei fortunato che non le ho. Però voglio farti un headshot da qua. Vieni, vieni, mi incontro. Bravo. Due. E tre, raga. Mamma, gli abbiamo fatto fare la corsa di 50 metri. Ovviamente un'altra flash drive dovrà essere qui. Qua sopra, non mi ricordo. E nello stesso tempo dovrete poi hackerare un piccolo computer che sta qua. Io almeno quelli che mi ricordo vi dico, poi il resto lo potete trovare su internet tramite delle guide che ci sono, ovviamente. Io, raga, sono forse la quarta o quinta volta che gioco questo videogioco, quindi. Allora qua con dei professionisti. Hanno fatto un lavoro pulito con la security. Basta fare così. Non solo la security, anche i sistemi. Devo aggirare il loro hack prima di aprire la porta, altrimenti non arriverei a quello schifo che vogliono mettere nell'acqua. Fai in fretta. Non abbiamo nessuna granata, vabbè. Utilizziamo la balestra, signore. Gli spari venivano da lì. Abbiamo sbagliato, non fa niente. Vabbè, ma sono solo loro due. Dovevamo prenderlo appena siamo arrivati dalla porta, vabbè. Puoi andare, Sam. Ok. Sam, stanno pompando la gente in due posizioni. Me ne occupo io, se riusciamo a contenere l'acqua contaminata. Qui, ragazzi, dobbiamo agire velocemente. Fallo, abbiamo 10 minuti. Facciamo così e facciamo così. Poi proseguite.
Ovviamente non per di qua. Qua date una semplice occhiata per vedere se il nemico sta qui sopra e voi proseguite, ma non salendo. Proseguite sempre dritto. Poi cosa fate? Da qua salite anche. Ovviamente c'è il nemico corazzato che si farà il giretto. Voi cosa dovete fare? Anzi, aspettate un attimino, perché uno di questi lo dobbiamo uccidere. Ovviamente ve lo spottate così da sapere tutti i suoi movimenti. Quello che dobbiamo uccidere è quello là. Lui ovviamente non vi noterà da qua sotto, anche se può sembrare strano. Infatti lui non noterà un cazzo. Aspettate che finisca di controllare e vedere il tutto. E poi agite in modo rapido, raga, perché lui andrà a controllare ovviamente. Però poi, anche se noi ora lo disattiviamo, a lui non gliene fregherà un cazzo. Prima pompa spenta. Charlie, come va la valvola? Però dovete essere rapidi, raga. Continua a chiudermi fuori, ma ho ancora qualche asso nella manica. Vabbè, possiamo fare anche il giro lungo. Sti cazzi. E ora andiamo a disattivare l'altro generatore. Potete andare sia di qua che rifare ovviamente le scale. Allora, rifacendo le scale, secondo me è meglio, perché poi scendete da quel tubo lì sotto. Però da qua è molto ancora meglio, perché ora vi spiego. Dovete essere proprio, lo sai come, raga, velocissimi. Perché vi vedranno, se no. Disattivate la luce ovviamente, così da non farvi notare, e proseguite. Aia. Uccidete lui. Quello è salito. Qua disattivate anche questa luce. Si è allertito qualcuno, mi sa. L'importante è non farci beccare da quello che è la pompa. No, dove cazzo vai, Sam? Ok, poi disattivato ovviamente anche la seconda pompa. Vabbè. Bel lavoro, ma è troppo tardi. E poi, raga, fuggite. L'agente patogeno è già a livello. Dovete andare di qua. Forse no. In pratica mi ha chiuso fuori dalla valvola. Ma ho attivato il blocco manuale. Puoi andare e chiuderla a mano. Bene. Vado subito. Ricorriamo di nuovo la strada di prima. Potevamo fare di meglio. Ma comunque, dai. Tutto sommato non è andata male. È andata malissimo comunque. Ovviamente attivate la valvola, cioè la chiudete, insomma. Ok. L'impianto è contenuto. E guadagnate 100 punti lasciando ovviamente i due corazzati. Ora ti tiriamo fuori da lì. Briggs? Sono atterrato, andiamo. Perfetto, ragazzi. Allora, spero che ovviamente questo video vi sia piaciuto, anche se c'è stato qualche piccolo inconveniente, non fa niente, ovviamente. Spero che vi siate divertiti insieme a me. Allora, io spero che questo video, raga, raggiungerà i 10 mi piace, così da portarvi ovviamente il prossimo episodio. Da Red Phoenix Read è tutto, ragazzi, un saluto. Ciao!